con Enrico Fagnano, storico e giornalista, ex redattore di Radio Spazio Popolare, tante collaborazioni con i quotidiani Il Mattino, Napoli Oggi e Il Roma. A lei chiedo, cosa è successo dopo il fatidico 1860? Il fatidico 1860, come lo chiami tu, rappresenta un momento importantissimo per il Sud, perché dopo quell'anno comincia un trasferimento di risorse dal Sud al Nord, praticamente ininterrotto, che arriva sostanzialmente ai giorni nostri. Questo trasferimento, dopo la conquista, in realtà succede una cosa molto strana, che a un certo momento ha un rallentamento intorno agli anni tra il 1905 e il 1914, ma con la Prima Guerra Mondiale ricomincia ancora più forte e il Sud diventa una vera e propria colonia, non solo da un punto di vista metaforico, ma proprio nella Prima Guerra Mondiale il Sud diventa la colonia dell'Italia che fornisce la carne da macello per la guerra, che non ottiene più nessun finanziamento di nessun tipo e di nessun genere. Questo è quello che succede e che continua, continua. Più si va avanti, più aumenta questo sfruttamento, fino ad arrivare al secondo dopoguerra, nella quale Repubblica si crea l'abisso che c'è oggi tra il sud e il nord. Cioè, tra il sud e il nord, nel 1860 più o meno eravamo allo stesso livello. Nei primi 40 anni si crea un certo divario, ma poi questo divario diventa un abisso a partire appunto dal 1915 ai giorni nostri. Basta pensare alla Cassa per il Mezzogiorno che ha rappresentato 40 anni, veramente 40 anni, dal 1950 al 1992, durante i quali il Sud è stato la cassa del Nord. Cioè, i soldi venivano lanciati nel tutto e come un boomerang tornava dal nord. Questa è in brevissimo la storia di quello che è successo. Io penso che sia giunto il momento che tutto questo finisca, che il Sud rialzi la testa e cominci a pretendere ciò che gli spetta. Cioè, qua non è una questione Anche per un senso di di giustizia, insomma. giustizia, non è una questione che conviene anche al nord, come moltissimi dicono, ma conviene anche al nord se il sud comincia a camminare. No, è che in questo momento in Italia le 10 opere pubbliche più costose che si stanno realizzando sono tutte al nord, 9 al nord e 1 al sud. E allora c'è qualcosa che non funziona. Il sud deve cominciare ad essere rappresentato degnamente da politici degni di questo nome e deve cominciare a pretendere di avere quello che gli spetta, perché metà delle risorse dell'Italia vengono dal sud. Quindi un vero e proprio ministero per i sogni. In realtà già c'era, era stato istituito, No, ma non ha ma funzionato non molto a funziona. dovere. Si vede quando tutti i politici del Sì. sud non si mettono insieme attorno a questa idea, dimenticandosi le differenze politiche, dimenticandosi gli interessi personali, questo non potrà succedere. Queste in pochissime parole il mio messaggio.